Il suono caldo, naturale e vivo del vinile è stato esaltato ieri a Piacenza di notte nella prima delle puntate dedicate ai DJ. La trasmissione musicale di Telelibertà ha aperto una finestra sugli esperti del divertimento e i primi protagonisti della puntata sono stati i disc jockey storici piacentini che hanno fatto ballare intere generazioni, a cominciare da Francesco Baccari, che vanta oltre 40 anni di carriera e che di vinili a casa ne possiede circa 22.000. E il vinile è una cosa importante, come i libri. Sono oggetti di culto, ma che hanno una storia, e una storia non solo del passato ma del futuro. E aiutano sempre e comunque a sentirsi bene. Parere da esperto, come sonorità, qual è il valore aggiunto del vinile rispetto a un comune CD? Il caldo, il suono caldo che trasmette, perché è un suono naturale, un suono che viene dal vivo, perché il vinile viene appunto dagli alberi, perché c'è questa trafila che poi si trasforma industrialmente nel vinile, ed è una sonorità che naturalmente ti prende in un altro modo. La tecnologia aiuta, io continuo, l'avevamo detto anche l'altra volta, ci deve essere. Però la differenza è che l'umanità non è così fredda. Piacenza di notte, condotto da Alessandra Lucchini, torna giovedì prossimo alle 21 su Telelibertà con la regia di Giuseppe Piva e la fotografia di Davide Franchini. Sarà ospite la band degli Overdrivers. Per partecipare è attivo l'indirizzo email piacenzadinotte@telelibertà.tv.